perché probabilmente questo festival di consenso e contenuti non ne ha molti, ma dicevamo prima, sono riusciti alla fine, probabilmente per saldare il pubblico, per riuscire a riempire in qualche modo una stanza, hanno dovuto mettere insieme il presidente di Confindustria e un generale della NATO in collegamento e cercano di fare in modo che non ci avviciniamo troppo per disturbarli. Ora, però almeno hanno gettato la maschera, cioè hanno fatto vedere, uno, che gente abbastanza da riempire due sale oggi non ne hanno. E qualcuno dovrebbe porsi il problema del sostanziale fallimento di questo festival. E poi sono stati molto molto carini a mettere insieme nella stessa stanza il presidente di Confindustria e un generale della NATO. Allora noi oggi siamo in piazza contro tutti gli imperi, contro tutte le guerre. Sia chiaro questa cosa, perché questa manifestazione fa parte di un percorso che è iniziato a Venezia con l'occupazione del palazzo di un oligarca russo. Perché? Perché da un lato noi abbiamo un impero che è quello di Putin, che ha aggredito un popolo, che tiene in catene il popolo bielorusso, il popolo russo, e ha scatenato una guerra d'invasione in Ucraina, non solo contro uno Stato, contro un popolo, perché quando tu attacchi la lingua, la cultura di un popolo, tu sostanzialmente stai facendo la guerra non a un governo, ma alla gente comune. E contro questa guerra criminale di Putin noi siamo per colpire gli interessi dell'oligarchia putiniana in Italia, in Occidente, e lo si è fatto a maggio a Venezia occupando il palazzo di un oligarca che, guarda caso, nessuno ha confiscato, perché i legami economici tra l'oligarchia della fronte putinista e l'oligarchia della NATO rimangono. E questa qui si è andata in investimento, tecnologia, perché la produttività del lavoro è rimasta ferma, ed è rimasta ferma perché nessuno ha investito nella transizione ecologica. Figurarsi, Eni continua ad andare a cercare idrocarburi in giro per il mondo e continua a tenere tutti i rapporti possibili con Gazprom e il regime di Putin, che in Italia, se li contesti, ti entra la polizia in casa alle 6 di mattina, tanto per dire quanto le oligarchie siano vicine. Ma oltre a non avere i salari che aumentano negli ultimi 30 anni, se andiamo a vedere gli investimenti in Italia dopo la crisi del 2008, l'industria manifatturiera, la quota di produzione è calata del 15%, gli investimenti si sono spostati dalla produzione industriale ai servizi a basso valore aggiunto. In sostanza Confindustria, con le sue politiche, perché tutti i governi obbediscono a Confindustria da almeno 30 anni, Confindustria con le sue politiche ci ha reso i precari d'Europa. Vogliono i magazzinieri, cuochi, camerieri, precari. Non c'è nessun progetto di sviluppo, non c'è nessuna politica industriale. Confindustria è responsabile della rottamazione di questo paese. E le uniche industrie che hanno tenuto, quali sono? Leonardo Finmeccanica, quelli per fare armi. E cosa c'è di meglio del riarmo, delle spese, anche in questo caso senza nessuna pianificazione strategica da parte dello Stato? Si fanno armi perché? Perché bisogna fare armi, senza avere un prospetto di come uscire da questa situazione. Ecco, e questa cosa la chiamano ordine. Capite perché la gente magari non li va proprio ad ascoltare in massa? Chiamano ordine questa roba qua, questa predazione sistematica delle energie e delle risorse della gente comune da parte di un'elite arrogante. Ora, questo non è ordine, questo è un continuo disordine che pagheremo tutti, perché poi vediamo in autunno se l'inflazione e l'aumento delle materie prime continuano così, come saremo messi. Ecco, a questo noi opponiamo l'unico ordine possibile, che nasce dalle reti solidali, dal basso. Siamo stati in una carovana solidale in Ucraina e noi non certo non siamo quelli che vogliono dire al popolo ucraino come si deve difendere da Putin. Noi diciamo che la difesa più efficace per tutti e tutte è la lotta contro tutte le oligarchie,
colpendo l'oligarchia putiniana e contestando l'oligarchia NATO, perché questo è l'unico modo. Pensate appunto all'Ucraina: se gli ucraini e le ucraine che sopravviveranno a Putin saranno finiti dalla Banca Mondiale, dal Fondo Monetario Internazionale. Anche perché probabilmente questo festival di consenso e contenuti non ne ha molti, ma dicevamo prima, sono riusciti alla fine, probabilmente per saldare il pubblico, per riuscire a riempire in qualche modo una stanza, hanno dovuto mettere insieme il presidente di Confindustria e un generale della NATO in collegamento, e cercano di fare in modo che non ci avviciniamo troppo per disturbarli. Ora, però almeno hanno gettato la maschera, cioè hanno fatto vedere, uno, che gente abbastanza da riempire due sale oggi non ne hanno. E qualcuno dovrebbe porsi il problema del sostanziale fallimento di questo festival. E poi sono stati molto molto carini a mettere insieme nella stessa stanza il presidente di Confindustria e un generale della NATO. Allora noi oggi siamo in piazza contro tutti gli imperi, contro tutte le guerre. Sia chiaro questa cosa, perché questa manifestazione fa parte di un percorso che è iniziato a Venezia con l'occupazione del palazzo di un oligarca russo. Perché? Perché da un lato noi abbiamo un impero che è quello di Putin, che ha aggredito un popolo, che tiene in catene il popolo bielorusso, il popolo russo, e ha scatenato una guerra d'invasione in Ucraina, non solo contro uno Stato, contro un popolo, perché quando tu attacchi la lingua, la cultura di un popolo, tu sostanzialmente stai facendo la guerra non a un governo, ma alla gente comune. E contro questa guerra criminale di Putin noi siamo per colpire gli interessi dell'oligarchia putiniana in Italia, in Occidente, e lo si è fatto a maggio a Venezia, occupando il palazzo di un oligarca che, guarda caso, nessuno ha confiscato. Nessuno ha confiscato, perché i legami economici tra l'oligarchia della fronte putinista e l'oligarchia della NATO rimangono. E questa...